Il Natale della generazione Z non è fatto solo di regali etici, ma anche di arte. Torino, da 25 anni, si accende con luci d'artista, un museo a cielo aperto che quest'anno illumina i valori dei Gen Z, innovazione, sostenibilità e inclusione. Abbiamo sempre utilizzato le ultime tecnologie in fatto di innovazione. È stato un processo di aggiornamento delle luci, di aggiornamento delle tecnologie che ha portato di anno in anno a fare in modo di avere una manifestazione che consumi sempre meno. Anche l'inclusività è un valore che per noi è essenziale. Fino agli anni 90, primi 2000 era un termine poco utilizzato, ma per sua natura queste opere vanno a lavorare nello spazio pubblico, spesso si sono confrontati con luoghi anche problematici, difficili della città, permettendo di portare dell'arte di tipo alto, di tipo anche a volte complesso, in zone e presso comunità che magari non necessariamente hanno una grande dimestichezza con l'arte. Per noi i social sono fondamentali. Abbiamo deciso di puntare essenzialmente su Facebook e su Instagram e lo stiamo usando anche come una forma quasi di critica d'arte per interpretare, leggere le nostre opere e fare in modo che queste opere vengano anche capite da un pubblico più vasto.